si è svolta ieri sera la cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento termale di Antonimina Locri, diventata realtà già da qualche settimana, visto che la modernissima struttura era già entrata in funzione a luglio, erogando i primi servizi a gruppi di utenti. L'avvio del nuovo stabilimento è giunto dopo decenni d'attesa e di varie vicissitudini politico-burocratiche. Le acque sante locresi, efficaci nel trattamento delle patologie artroreumatiche, dermatologiche, otoiatriche, ginecologiche e respiratorie, sono gestite da un consorzio costituito tra i comuni di Locri e di Antonimina. Il nuovo stabilimento sorge su un'area di circa 10.000 metri quadri e una volta a pieno regime potrà annualmente erogare servizi per circa 10.000 utenti, più del doppio della vecchia struttura. Dispone di doppie postazioni per aerosolterapia, con riduzione sensibile dei tempi d'attesa, di una piscina riabilitativa, la seconda in Calabria, con acque termali, palestra, centro benessere, sale per fangoterapia. Sono già programmati servizi navetta con i centri vicini a vantaggio delle fasce più deboli. Cerchiamo di incominciare di fare turismo con l'avvio della nuova struttura. E non è stato facile, bisogna dire, questo avvio, perché la lungaggine è stata tanta, l'attesa moltissimo, e per quello che oggi è un giorno importante per noi, per la comunità, per il comprensorio, perché è un'attesa di 20 anni per poter avviare le attività in questa struttura. Diciamo che è una speranza per il termalismo della Ionica, è una speranza per il termalismo del comprensorio ed è una speranza anche per gli operatori economici soprattutto, perché noi speriamo quanto prima che questo sia il primo passo, l'inaugurazione di oggi, per poter subito già da domani ripartire e vedere come è possibile completare la struttura per mandarla a regime. Parlo di piscina, palestra, centro benessere, ristorazione e albergo. Completamento che per la zona dà una grande boccata di ossigeno a livello occupazionale. Noi abbiamo fatto una stima che tra indotto e tra diretto, una volta completata, mandata a regime l'attività, avremo più di 150 posti di lavoro, cosa non poco, a voi non sfuggirà. Per la zona in cui viviamo e per il momento di difficoltà di trovare un posto di lavoro. Per la comunità, cioè per il territorio, e parlo per il territorio come sistema territoriale ionico locrese, e ritengo che siano importantissime, non solamente sotto il profilo curativo, ma anche sotto il profilo turistico. Noi dobbiamo imparare a fare squadra, squadra con gli amministratori locali, con i rappresentanti economici e con tutta la società, in modo tale che possiamo organizzare dei pacchetti turistici, e nel pacchetto turistico le terme, sia sotto il profilo salutistico che sotto il profilo, sotto il profilo turistico, noi possiamo veramente svilupparci, possiamo crescere. Gli obiettivi che vi ponete? Gli obiettivi, oggi noi iniziamo con un lotto funzionale, noi vorremmo completare tutta la struttura con molte altre attività, quello dello star bene principalmente, poi vogliamo creare un parco termale, abbiamo 6.000 metri quadrati circa intorno, quindi vogliamo creare il parco termale e il parco termale sarà calato in un progetto particolareggiato urbanistico per creare un villaggio termale.